Fare il pizzaiolo è un'arte e ora questo antico mestiere è riconosciuto patrimonio dell'umanità. Il via libera è arrivato nella notte dal Consiglio dell'UNESCO riunito in Corea del Sud ed è stato voto unanime del Comitato di Governo dell'UNESCO per l'unica candidatura italiana. Congratulazioni Italia, ha twittato l'UNESCO annunciando l'inserimento dell'arte del pizzaiolo napoletano nella rappresentativa lista dei patrimoni culturali intangibili dell'umanità. Per l'UNESCO, si legge nella decisione finale, il know-how culinario legato alla produzione della pizza, che comprende gesti, canzoni, espressioni visuali, gergo locale, capacità di maneggiare l'impasto della pizza, esibirsi e condividere, è un indiscutibile patrimonio culturale. I pizzaiuoli e i loro ospiti si impegnano in un rito sociale, il cui bancone e il forno fungono da palcoscenico durante il processo di produzione della pizza. Ciò si verifica in un'atmosfera conviviale che comporta scambi costanti con gli ospiti. Partendo dai quartieri poveri di Napoli, la tradizione culinaria si è profondamente radicata nella vita quotidiana della comunità. Per molti giovani praticanti, diventare pizzaiuolo rappresenta anche un modo per evitare la marginalità sociale. Per il governatore della Campania, Vincenzo De Luca, è un grande riconoscimento per l'Italia, per Napoli e la regione Campania. Con il riconoscimento all'arte dei pizzaiuoli napoletani, la Campania si conferma la prima regione italiana al mondo per la sua produzione culturale agroalimentare. Infatti, gli unici due elementi italiani iscritti nella lista dell'UNESCO del patrimonio culturale immateriale sono campani, la dieta mediterranea iscritta nel 2010 e oggi l'arte dei pizzaiuoli napoletani. Un riconoscimento per Napoli e l'Italia intera, mentre sta per iniziare il 2018, ha scritto su Twitter il ministro per i beni culturali Dario Franceschini. Tutto mescolato. Quando un turista viene in Italia vuole l'arte, vuole l'archeologia, vuole la bellezza, vuole anche il cibo, il vino, l'enogastronomia. Cosa immagina per questo luogo? Quale sarebbe l'opera? Qui c'è una scelta del direttore del museo e del parco di dedicare questo luogo a una ristorazione di altissimo livello in un posto meraviglioso come era questo giardino. E quel forno penso che debba, è talmente un simbolo italiano di Napoli che penso possa restare un luogo dedicato alla pizza. A me piacerebbe che ci venissero a rotazione, un po' come oggi, i grandi pizzaioli napoletani, a turno.